Ciao Internet. In Italia ogni volta che c'è un sequestro di qualunque nome a dominio si fa un gran parlare di censura, eppure non si parla di censura in un caso incredibile che vede coinvolta non l'Italia in questo momento, ma la Spagna. Dovete sapere che in Spagna è in corso una bella lotta intestina tra la Catalogna, una regione autonoma che cerca l'autonomia, che cerca in realtà con un referendum di separarsi dal governo catalano, storicamente sono 10 anni che va avanti questa battaglia, e la Spagna. In questo momento la Catalogna ha promosso un referendum per l'autonomia, un referendum che secondo la Spagna è invece totalmente illegale e anticostituzionale. La battaglia contro questo referendum è importante con sequestro di volantini, rimozione di tutte le varie parti di propaganda. In mezzo a tutto questo ci sono i siti web. Dovete sapere che la Catalogna ha un suo TLD, un suo nome, una sua desinenza a dominio che è .cat, che sta proprio non .es Spagna, Espagna, ma .cat Catalogna. È gestita da un register, come tanti altri ce ne sono. In Italia è registro.it, ce ne sono in ogni parte del mondo, fanno tutti parte di quella grande organizzazione che è l'ICANN. Il gestore dei domini .cat si vede arrivare il 12 settembre questa comunicazione, che in realtà chiede di oscurare tutti i domini .cat presenti nel loro database di domini, che devono essere circa 100.000 domini registrati, che in qualche modo sono connessi al referendum. Si rifiutano di fare questo e il risultato è qualcosa di inaudito. È la Guardia Civil spagnola che fa irruzione negli uffici del register e sequestra tutti i computer, non solo, si muove anche al di fuori degli uffici a circa 50 km a nord di Barcellona per andare ad arrestare il CTO del register stesso. Trovate il registro nelle notizie in .cat, scritto così come ve lo dico su Twitter con tutte le news. In realtà si sono rifiutati di rimuoverlo e in questo momento c'è un grosso statement di .cat che va a parlare di censura a livello governativo di migliaia, potenzialmente centinaia di migliaia di nomi a dominio. La cosa buffa è che ne ho visto parlare pochissimo in giro, non solo per l'Europa, ma anche in giro per il mondo. In realtà si tratta forse del primo tentativo in vasta scala, almeno nella mia conoscenza, ma scrivetemi se me ne dimentico qualcuno, è assolutamente possibile, di censura nazionale sull'intero spettro dei nomi a dominio e non sui singoli nomi a dominio legati a una qualunque tipo di attività illecita da un punto di vista di normativa dello Stato paese. Ed è, secondo me, un fatto gravissimo, soprattutto l'irruzione all'interno degli uffici di un gestore di nomi a dominio. Cosa ne succederà? Beh, ci sono una serie di campagne che stanno andando avanti, con un hashtag particolare che è Tot sambu tu Pep, che dovrebbe essere in catalano, no, siamo tutti con te Pep. Pep è il nome del ragazzo che è stato arrestato del CTO della fondazione. Di sicuro è particolare e spaventevole, passatemi il termine, il fatto di silenziare un intero TLD. Nessun problema nel fornire l'elenco, nessun problema nel fare analisi, non ho ovviamente alcun problema nel andare a ricercare ed effettivamente richiedere, se sono illeciti nella legislazione vigente, l'oscuramento dei singoli nomi a dominio, come è giusto che sia. Spegnere un intero TLD per motivi politici invece mi sembra davvero, davvero pericoloso.
E voi cosa ne pensate? Queste sono le mie idee, le mie opinioni. Ditemi le vostre sotto nei commenti, sono altrettanto importanti. E se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento giusto per farlo. Io sono Matteo Flora, vi faccio compagnia 5 giorni alla settimana sul canale Facebook e YouTube, raccontandovi come la rete ci cambia. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato, buon weekend e state parati.